Hello bad guys, come promesso oggi vi porto l'unboxing, sono tornato un po' con roba da spacchettare e nello specifico abbiamo 24 bustine di Saga dei Duellanti che sono un po' di box in un certo senso. Allora io andrò abbastanza spedito anche perché diciamo la fotocamera è quella del telefono e la memoria di quest'ultimo si sta riempiendo e non è espandibile purtroppo, di conseguenza andiamo, cercando di non tagliare le carte. E cominciamo. Ok. Passiamo alla profondità. Spero non si veda troppo. Mannaggia che c'ho giusto il pezzo del. Oddio, un ragnaccio brutto. Gale Ultra Fig. Ciao, not bad sta prima bustina. Ok, tutta roba utile. Allora, diciamo che come prima roba da spacchettare ho deciso di prendere Dusa, l'ho trovato un po' a fatica, perché, beh, lo facciamo una suspense perché andiamo direttamente a prendere un Brionac, è un Lagia, ma che figo, perché sono tutte un po' piegate queste carte, mannaggia il cazzo. Però vabbè. E vabbè, le impacchiamo. Mettono delle bustine dopo. Stavo dicendo, ho deciso da questa perché appunto conteneva diciamo un po' roba old school, accendetemi il termine. E la roba nuova arriverà Figo, che questo l'avevo solo visto, non ho mai letto l'effetto. Un mezzo Figo. Oh, esattamente questo cercavo. Però guardate qua la condizione delle carte, non è che sia proprio eccelsa, ecco. Un brain control ultra lo cercavo, quindi mi è andata bene, meno male che non l'ho preso singolo. Ho preso la roba old school perché appunto, diciamo, come vi dicevo, gioco Edison e vorrei anche giocare il formato 2011. E sempre sto squadro in cui non capisco che cazzo sia. Un Chimera, il gattino! Ma che carino! È anche utile il GB, anche se ce l'ho comune, che forse è più old school e più raro. E quindi gioco Edison. Da notare come i miei toni cambiano. Gioco Edison e formato 2011. Ora, la roba da sbustare, vorrei portare anche la roba nuova e vi spoilerò che appunto il prossimo, diciamo, video probabilmente sarà sullo Structure Deck, che probabilmente già avete. Wow. Ma io godo con tutte queste carte old school, ma mi piacciono un casino. Poi non so la logica per cui stia facendo, diciamo, questo che le butto lì, poi le metto lì, ma don't worry. E io mi scordo sempre il periodo che stavo dicendo prima, quindi probabilmente dirò la stessa frase in loop, ma a noi frega cazzi, cioè fino a un certo punto perché poi vi scoccio. Un altro Mezzuvi, lo mettiamo qui, ma tutto senza logica. Fra poco farò un po' di pulizia, ma vabbè, come vedete vado abbastanza spedito e ripeto, spero che non si veda tutto, diciamo, contro luce. Questa mi sa. L'ordine imperiale, figo. Però questa mi pare fosse bannata. No, l'effetto è male, sì o no? Boh, magari ricordo male. Poi mi devo leggere anche le altre. E niente, io ragazzi, diciamo cioè il target, il soggetto dei video a parte le unboxing sarà tutto relativo. Beh, questo. Oh, il Raviel, belle, magari le trovo tutte e tre. Oh, mette a fuoco, a stronzo. No, niente, non vuole mettere a fuoco. Oddio, non è che non ha messo più a fuoco per tutto il video. No! Ok. Nicoval, Guzzuki, manco mi ricordo che facesse. Ok. E tutta la roba che vorrei fare appunto sono unboxing, sia nuove che si spera roba vecchia, quindi anche box o CGG, quindi se magari avete qualche idea, qualche suggerimento relativo ai unbox che volete vedere sbustate da me, tranquillamente ditemelo in descrizione e appena possiamo provvediamo all'acquisto. E fumo un'altra formula sincro, figa. Però la condizione era antepietosa, ragazzi, eh. Guarda qua. Ah, cazzo, il Monster Gate. Cazzo, pure questo è figo. Che
questo del God Control. A proposito di God Control, io mi interessa da una parte, però obiettivamente non mi trinciate se magari dico un'eresia. Però i mazzi di base non voglio dire che siano tutti uguali, ma siamo lì, eh. Nel senso, hanno la solita base, un altro tipo. La talpozza! Minchia, dove metto tutta sta roba? Ma io non mi ricordo dove ho messo l'altra roba. Vabbè. Il GOT non voglio dire che sia tutto uguale, assolutamente no, anzi, rispetto tantissimo i player che ci giocano, e obiettivamente penso sia il formato più giocato tra i retro, giusto? E comunque di Goyo manco uno. Eccolo, stavo per dire anche lui. Amorino bello. Speriamo di trovare il reaper. E metti a fuoco se no ti incendio io. Oh, e che cazzo. Cioè, devo stare più attento alle cacchio di. Alla fotocamera che alle carte che trovo. Guarda un po', maledizione. Spero solo di non aver fatto una gaffe per tutto questo video, se no piango, piango veramente tanto, anche perché l'unboxing l'ho fatta esclusivamente per voi. Abbiamo ordinato tre secret, ma vabbè. Oh, nulla sopra il Red Ice, oh. Nulla è il dominio di Red Ice. Mazza, quante cazzo ne sono? 24. Io pensavo fossero più veloci da spostare, invece, signori, ci stiamo mettendo un pochettino. E comunque, quello che voglio portare sul canale è sempre. Oh, eccolo qua. Ci stiamo avvicinando. Manca solo il giallone, che non mi ricordo mai il nome. Mi ricordo tutti e tre. E vogliate crederci o no, non mi ricordo appunto quello giallo. E io spero anche di fare qualche, diciamo, qualcosa. Il Cyber Drago Ultra. Qualche collaborazione con qualche fumetteria, e spero magari di fare amicizia o quantomeno conoscere qualche altro YouTuber. Diciamo che alcuni, ripeto, io ho sempre stretto rapporti abbastanza stretti. Oh, vai, vai, abbiamo quasi il 3x. Cioè, non me ne frega un cacchio di te, ma io voglio il Red Ice. Sì, per chi non lo sapesse, il Red Ice Darkness Metal Dragon è la mia carta preferita. Ma poi quando parliamo di carta preferita non è solo l'artwork, per me è anche un po' tutta la motivazione, diciamo, mi viene da dire storica. Un altro Monster Gate Ultra, figo. Motivazione storica, diciamo, perché obiettivamente sono legato un po' al mazzo drago. Ok, potreste notare un'inquadratura diversa perché, come previsto, si era scaricata subito la memoria del telefono e niente. Cosa stavo dicendo? Credo relativo alla carta preferita o qualcosa del genere. Oddio, come l'ho aperta male questa. Meglio si vede, ok. Questa sempre figa averla, dato che mi piace giocare a drago. E allora, comunque, riguardo la carta preferita, io dico sempre, l'artwork si conta, però secondo me poi anche il valore affettivo della carta, cioè, da una parte a me anche lo Stardust, perché obiettivamente è stato il primo tin che ho avuto regalato di Yugi. Quanti Meratech sto a trovare, ma ci piacciono. E valore affettivo, quindi lo Stardust, che sarà il primo che mi hanno regalato da piccolo. Però il Red Ice, diciamo, mi piace perché è stato obiettivamente forse il mio primo mazzo da meta, diciamo così. Ecco, Blue Eyes, attenzione, magari a trovare altre. Le regole importanti, lui sopra tutti. Tuo pezzo, ecco come perdere tempo nei video. Ecco, lui sempre sopra. Sai che ne mancano poche, eh? Però onestamente come bustine non mi dispiacciono affatto queste qua Redusa, cioè le spacchetterei all'infinito. La Tour! Fanculo tu, non ce ne frega un cazzo. La Tour! Per chi non lo sapesse, la Tour è un po' un meme del canale, che diciamo ha avuto origine tanti anni fa, nel lontano 2013, col mio migliore amico, che bastardo non vuole giocare a Yugi con me. Io me lo segno, eh. E praticamente,
Ma no, dovevo trovare l'altro, il giallone. Vaffanculo, inferno. E niente, praticamente ogni volta che vedevamo la tour, la tour, una volta, due, è diventato meme. Ogni volta che vocavamo la tour, cioè ci esaltavamo con questo, la tour, direte, ma siete dei bambini di merda? Sì. Spaccato, la tour. Scusate, è più forte di me. Ah, però vabbè. Oh, vi prego, almeno uno dei due è un coso giallo. Oh, però raga, Goyo manco per il cazzo, eh. Cioè, ne ho 1000.000, quindi da una parte sono contento. Però Tsukuyomi onesto, dai, diciamo che almeno ho due Tsukuyomi e il set di onesto dico set Edison perché era semi-limitato. E niente, ultima bustina che se non sbaglio era quella che ti ho dato di aprire inizio video. Vedete, infatti i segni. E oggi sono riuscito, ho fatto un epic fail pazzesco. Quindi attenzione, suspense. Minchia, mo la devo strappare io la carta. E uno, e due, redice, no? Redice, un Ptolemy. Volevo il terzo, maledizione. No, comunque sono abbastanza soddisfatto. Diciamo che avrei preferito avere tutti e tre. E questa mi piace, un secondo Cyber Drago non mi faceva schifo. Terza tour nemmeno perché appunto vorrei giocare Torten Kuplan. C'ho la secret e tutto, però appunto. Era figo avere il 3x ultra, vabbè, però magari me le procuro. Pure il Blue Eyes non mi dispiace, due spaccature, non mi ricordo se fosse semi-limitato o meno, quindi Giga Rice. Però obiettivamente come pack mi piace un sacco. Necrovalle, figa averne pure tre, però appunto non si può pretendere tutto. Magari se volete fatemelo sapere nei commenti, ne facciamo un altro di spacchettata del genere, prendiamo altri come cacchio si dice, ne prendiamo altri 24 se c'è ancora l'offertina me li riesco a procurare, ecco. Quindi il prossimo unboxing appunto sarà quello di Instructor Deck e niente ragazzi, io spero che vi sia piaciuto il video, spero si sia visto qualcosa visto che ho avuto 1000.000 problemi. Dov'è il redice? Io esigo saperlo. Dove l'ho messo? Sono sepolto vivo. Ma come cacchio ti permetti? Ecco qui. Ecco. E spero di avervi tenuto compagnia in altri modi, in qualunque modo. Ecco. Cazzo, sto a D, non lo so. Le carte abbiamo spostato sono qui. E niente. Lasciate un like, un commento se appunto avete gradito il video. E ci vediamo magari al prossimo unboxing o magari al prossimo profile Edison. Però appunto molto probabilmente sarà un unboxing dei starter deck. Ma io sono disposto a fare diciamo qualunque cosa. No, vabbè, a parte gli scherzi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se preferite qualcosa nello specifico, ecco. Tenendo conto quello che vi ho detto e penso di avervi ripetuto nel video. Vabbè ragazzoli, bye bye e see you next time.